prossimamente. Dopo secoli di oblio, la pittura rinasce nella Toscana del 1300, prima con Cimabue, poi con Giotto, un pastorello di straordinario talento che Cimabue scoprì e che divenne suo allievo. Ma lo scontro fra i due fu inevitabile, perché Giotto decise di portare la verità del mondo nei dipinti, trasformando le figure convenzionali in uomini e donne così reali da sembrare vivi, rivoluzionando per sempre la pittura.